Ben ritrovati stroncomaniaci al secondo episodio di Stroncando i miti di Cthulhu, la rubrica che riassume il contenuto delle più belle opere di Lovecraft in una maniera, diciamo, piuttosto originale. Suona tutt'altro che bene. Nessuno ha chiesto il tuo parere. Oggi parliamo di Il richiamo di Cthulhu, il racconto iconico della fantascienza horror scritto nel 1926 da Howard Phillips Lovecraft, nel quale viene introdotto per la prima volta il tentacoloso Cthulhu che dà il nome al celebre ciclo letterario. Francis Wayland Thurston, impiegato della Brown University di Providence, nel Rhode Island, viene a sapere della prematura di partita del suo prozio, il professore di linguistica George Gamble Engle, morto alla tenera età di 92 anni. Vista l'età, presumo un decesso del tutto naturale. Veramente sembra morto per cause poco chiare e per via di un marinaio dall'aria poco raccomandabile. Anche questo suona tutt'altro che bene. L'esimio professore di lingue semitiche, impiegato nella stessa università del giovane, lascia in eredità al narratore un mucchio di ritagli di giornale, alcuni manoscritti e un manufatto in argilla con un'incisione inquietante. Ammazza che tirchieria! E vai, nuovo buco da aggiungere alla cintura. Lo studioso aveva raccolto testimonianze relative a una serie di manifestazioni psicotiche verificatesi in tutto il mondo in seguito a un terremoto. Il fatto, sicuramente spiegabile in maniera nazionale, è che molteplici soggetti senza alcun legame fra loro avevano iniziato ad avere più o meno gli stessi incubi. Nei loro sogni scorgevano una città ciclopica sulla quale aleggiava un orrore indefinibile e udivano una preoccupante litania. Tipo gnam 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 gnam. Non ti basta sabotare il mio canale? Comunque il prof era entrato in contatto con il giovane scultore Harry Anthony Wilcox, tipo leggerissimamente strambo, che gli aveva portato un basso rilievo decisamente sui generis. Il manufatto è un soprammobile davvero interessante. Rappresenta una creatura grottesca, un po' piovra, un po' drago e con ali di pipistrello sulla schiena, il pupazzetto ideale da regalare a un bambino. In effetti i pupazzetti pucciosi di Cthulhu li hanno fatti davvero. Che? Vabbè, torniamo a questi di incubi. Il prof conferma le proprie sane passioni, dimostrando di avere già sentito parlare dell'amabile ciccio durante una conferenza del 1908, alla quale parteciparono i massimi esperti in fatto di lingue rare al mondo. E che lingua parlavano alla conferenza? Che lingua parlavano? L'inglese, ovviamente. E ti sembra una lingua nana? Non ti rispondo. Alla conferenza partecipava anche un poliziotto, l'ispettore John Raymond Legrasse, il quale raccontò di come l'anno prima era intervenuto nelle paludi della Florida per interrompere un rave party di meticci dalle sane inclinazioni, come rapire i giovani del posto da sacrificare a una misteriosa divinità orrenda e blasfema. Ma come fai a dire che orrenda e blasfema? Beh, una testa sormontata da tentacoli non fa proprio pensare a Marilyn Monroe. E in quanto al blasfemo, quale parte di Pringluik Tulur Lief Tagner non ti è chiara? Il tutore della legge aveva venuto sul luogo del misfatto un'antica statuetta raffigurante un mostro identico a quello che Wilcox avrebbe sognato tanti anni dopo. Inoltre scopriamo che i cultisti della Louisiana e un circolo di Inuit degenerati incontrati in Groenlandia 40 anni prima da un docente della conferenza recitavano la stessa orrenda litania. Dunque degli esaltati tanto lontani nel tempo e nello spazio praticavano gli stessi rituali identici in ogni dettaglio? E comincia a sudare freddo. Pronto per altre rassicuranti notizie? Il vecchio Castro, uno dei prigionieri dell'ispettore, rivelò alle Grass che si veneravano i grandi antichi, una specie di creature orrende ciclopiche giunte dalle stelle prima della nascita della razza umana, ora sepolte nei meandri della terra ma ancora vispe come delle pettegole di paese e allo stesso modo propense a farsi gli affari degli umani e a influenzare nei sogni alcuni tra di essi. L'essere raffigurato nel bassorilievo dei meticci e di Wilcox è l'oggi famoso Cthulhu, gran sacerdote di questa razza, morto ma solo fino a un certo punto, con residenza a Rlie, un'enorme città ora sommersa dalle acque. E il pieno di emozioni forti lo abbiamo fatto. Di certo la situazione non può diventare più spaventosa di così. Hai parlato troppo presto. Per non farsi mancare nulla, il narratore legge il diario di Gustav Johansen, marinaio norvegese unico sopravvissuto dell'equipaggio dell'Emma, nave assalita nel 1925 dal vascello a vapore Alert. Gustav e colleghi sconfissero gli assalitori e si recarono verso un'isola sconosciuta segnata sulle carte dell'Alert. Risultato della scampagnata, tutti morti a eccezione di Johansen e di un altro marinaio. Dopo muore anche l'altro marinaio, quindi pieno di lavoro per i becchini. Se io fossi Wayland e fossi sano di mente, non mi sognerei mai di approfondire ancora. Wayland parte per l'Australia per saperne di più sull'Alert e, sorpresona, spunta fuori una terza statuetta raffigurante Cthulhu. Qui i casi sono due, o l'intera popolazione mondiale si è messa d'accordo per tirare uno scherzo al narratore, oppure siamo di fronte a un pericolo inaudito. Scommetto che il protagonista avrà capito l'antifona e desisterà immediatamente dal... Wayland parte per la Norvegia e scopre dalla moglie di Johansen che quest'ultimo è deceduto per un male del tutto naturale,
chiamato omicidio. La donna gli consegna un manoscritto in inglese che non è in grado di leggere, nel quale il marinaio narra di essere giunto sulla nefasta isola di Rilie, un luogo pittoresco contraddistinto da una rassicurante geometria non euclidea. I marinai giunsero al cospetto di un gigantesco portale dal quale fuoriuscì il mostruoso padrone di casa, Daeoni sepolto tra le acque, ovvero... Godzilla! No, una divinità incomprensibile gigantesca. L'omino di marshmallow di Ghostbusters. È più quel genere di creatura alla quale, se tu chiedi sei tu un dio, ti risponde certo, non si vede. Si tratta del titolare del racconto, Cthulhu, che non era morto ma che faceva soltanto finta. L'antico non fa in tempo a porgere un tentacolo da stringere che i maleducati ospiti se la filano a rotta di collo, lasciandosi alle spalle qualche collega leggermente morto per un coccolone. Non pago di cotanta insolenza, Johansen, alla guida del vascello, perforò con la punta il testone di Cthulhu, ma niente paura, il nostro viscidone si ricompose dai vapori sprigionati dall'urto. Comodo essere composti di materia che non è materia. E allora che? Boh, sa soltanto quello che non è. E che c'entra Balto adesso? La buona notizia è che il nostro buon Wayland non dovrà preoccuparsi di mettere da parte soldi per la pensione. Ora che sa troppe cose, il culto di Cthulhu provvederà presto a cucirgli la bocca, come ha già fatto con gli altri aspiranti detective troppo informati sui suoi affari. E Cthulhu, come sempre, attende sognando. E con l'ennesimo lieto fine termina questo video. Se vuoi sostenere questo canale, in descrizione trovi il link per gli acquisti di Amazon e per le piccole donazioni PayPal. Se vuoi conoscere l'orrendo narratore che sono io, passa a trovarmi sul canale di Stroncando l'Orrore. Noi ci vediamo al prossimo riassunto, come sempre, blasfemissimo.